Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo, «Tu chi sei?» Egli confessò e non negò. Confessò, «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero, «Chi sei dunque? Sei tu Elia?» «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?» «No», rispose. Gli dissero allora, «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che cosa dici di te stesso?» Rispose, «Io sono voce di uno che grida nel deserto, rendete diritta la via del Signore», come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Giovanni rispose loro, «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Lascio commentare questo Vangelo a Sant'Agostino. Dice così: Giovanni è la voce, invece del Signore si dice in principio era la parola, il Verbo. Giovanni è la voce che passa, Cristo è il Verbo eterno che era dal principio. Se alla voce togli la parola, che cosa resta? Vediamo, in proposito, qual è il procedimento che si verifica nella sfera della comunicazione del pensiero. Quando penso ciò che devo dire, nel cuore fiorisce subito la parola. Volendo parlare a te, cerco in qual modo posso far entrare in te quella parola che si trova dentro di me. Le do suono e così, mediante la voce, parlo a te. Il suono della voce ti reca il contenuto intellettuale della parola, e dopo averti rivelato il suo significato svanisce. Ma la parola recata a te dal suono è ormai nel tuo cuore, senza peraltro essersi allontanata dal mio. Non ti pare dunque che il suono stesso, che è stato l'attore della parola, ti dica «Egli deve crescere, io invece diminuire»? Il suono della voce si è fatto sentire a servizio dell'intelligenza, e poi se n'è andato, quasi dicendo «questa mia gioia si è compiuta». Teniamo ben salda la parola, non perdiamo la parola concepita nel cuore. Vuoi constatare come la voce passa e la divinità del Verbo resta? Dov'è ora il battesimo di Giovanni? Lo impartì e poi se ne andò. Ma il battesimo di Gesù continua ad essere amministrato. Tutti crediamo in Cristo, speriamo la salvezza in Cristo. Questo vuole significare la voce. Ma siccome è difficile distinguere la parola dalla voce, lo stesso Giovanni fu ritenuto il Cristo. La voce fu creduta la parola. Ma la voce si riconobbe tale per non recar danno alla parola. «Non sono io», disse Giovanni. «Non sono io il Cristo, né Elia, né il profeta».